Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova sessione di registrazione di Far Cry 3. Il mio nome è come sempre Quit108 e dobbiamo andare a cercare Herc, perché ovviamente non abbiamo ancora finito di farci prendere per i fondelli dal nostro caro Dottor House. Adesso dobbiamo andare in questo Buck. Non era Herc? Boh, la mappa mi dice una cosa e il resto del mondo mi dice un'altra. Poi dovremmo anche provare tutte queste cose qua. E voglio anche ripulire questa zona e questa zona, perché mi danno fastidio. Anche questo ovviamente. A Torre Radio l'abbiamo preso, dobbiamo ripulire le varie zone. Quindi faremo questo. Finiremo un po' la storia con Buck prima. E poi ci daremo a un po' di pulizia folle di dopo Natale, perché hey, why not? Ho deciso anche di portare a 4 video al giorno. Andiamo di carne. A 4 video al giorno la nostra. Ah, ok. Niente. Il numero di video che farò per il canale. Questo perché adesso sono molto più libero e penso sia giusto darvi più roba. Sempre più roba. Ditemi se vi piace l'idea. Fatemelo sapere come sempre nei commenti. E nel mentre io prenderò questa macchina e tenterò di non schiantarmi mentre guido, probabilmente sinistra. Andiamo a sinistra, pushiamo a destra, seguiamo la strada oltre il ponte e al secondo bivio sulla destra usciamo. Quindi ok, va tutto bene, arriveremo in strada. Eccola. Aia. Radio, grazie. Non mi piacciono, come l'ho già detto, non mi piacciono molto le radio di Far Cry 3, sono fighe, ma... Wow! Ok. Nessun problema, ragazzi, sta andando tutto benissimo. Non vi preoccupate. Allora. Poi da qua dobbiamo andare a destra, right? Credo proprio di sì. Op. Su di qua. Poi di qua, segui la strada nella giungla, senza uscire di strada, quello è un albero. Continua a seguire la strada. È un po' piccola questa strada per questa macchina, onestamente. È una specie di Mercedes dei poveri, sta cosa. Ok, usciamo. Buongiorno. Eccolo qua, Dottor House, salve. Come andiamo? E lui sa sempre dove andare. Come? Neanche un ciao. Che brutto. La tomba del capitano Lincoln. La leggenda narra che si prese delle fisse da Faraone e se la fece costruire dagli autoctoni prima dell'arrivo di Zenki. Nessuno sapeva dove fosse. Ma per me. Buon voyage, amico. Come buon voyage. No problem, ce la posso fare. Che? Cioè, aspetta. Oh, fuck! Acqua. Ok. La cosa triste è che io non volevo cadere qua dentro. L'entrata della tomba è lì. Aha. Prima che ci azzanni qualsiasi cosa ci sia in quest'acqua, tipo piragna, pesci che ti nuotano su per l'uccello. Sali, bravissimo. Ok. Esistono i pesci che ti nuotano su per l'uccello. Wow! Dai! Superla! Per l'edena velenosa, probabilmente, considerando che questa cavolo. Questo cavolo di posto è sempre tremendo. Buongiorno! Come ho fatto ad interagire con sta cosa? Cioè, almeno fammi vedere che tipo infilo la bussola, me la infilo su per le chiappe, faccio una danza Maori, non lo so. Qualcosa. Non farmi entrare così a caso. Va bene. Andiamo avanti. Ricordiamoci i serpenti, funghetti allucinogeni. Cani. Cani. Perché sento cani? Io non voglio sentire cani. Oh cavolo. Cosa ci fanno qui? Ancora. Una soffiata di Buck. Ehi, magari ci becchiamo qualche soldo se lo troviamo. Sono accorto. Anch'io.
Porca merda! Scusa! Ah, ups! Buongiorno! Ok. Ah, cani! Cani, 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 cani! Non si... Ah! No, perché? No! Perché hai cambiato arma? Va bene, prendete fuoco! Prendete fuoco, cani! Oh, cavolo! Ah! Non ci credo, ha funzionato! Non ha senso! Ok, cambiamo. Ok. Perfetto. Ottimo. Dove diavolo è l'altro tipo? Dai, vieni fuori, lo so che ci sei. Ciao. Oh cavolo, è scappato. Ok. Yes. E quello dove è andato soprattutto? Soldi. Ah, è lì, eh. Ottimo. Colpo alla testa. Perfetto. Sì, grazie. Questo potrebbe rivelarsi utile. Io non riesco ancora a capire come diavolo ci siamo salvati. Cioè, mi sono salvato in realtà, gridando come un imbecille, sparando all'impazzata con un light machine gun. Però va bene così. Ricarichiamo questa. Yes. Perfetto. Questa è una freccia. Ok. Ah, ho solo 30 colpi per questo robo, quindi direi di cercare di fare un po' di rifornimento possibilmente. È così importante avere quest'arma qua proprio, cioè prendere le altre è abbastanza inutile semplicemente per il fatto che se no non hai colpi. Cioè i colpi veramente finiscono troppo presto. Infatti dovrò fare al più presto, e mi sa che faremo magari durante questo episodio, se non nel prossimo, la sacca per tenere più munizioni, perché non ha senso se no. Usiamo il cavo. Ecco, qua sarebbe stata utile la cosa per sparare con il cavo. Eccoci qua. Buongiorno. No, non mi vedete voi. Mi siete dimenticati totalmente. Ma poi dove siete? Oh cazzo. Ah, siete lì. Ciao. Crepa? Grazie. Ok. Tu hai qualcosa? Saccheggiamo il tizio. Aia. Ok, ottimo. E io non ho più colpi per tutto questo, quindi evviva. Oh cazzo! Siete tanti. Ah! E prende fuoco tutto. Spegniti, 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 spegniti. Spegniti, spegniti, spegniti. Ok. Curati. Perfetto. Adesso andiamo a farli secchi. Uno ad uno. E lì ha preso fuoco tutto di nuovo. Ah, spegniti, spegniti. Spegniti. Su. Ottimo. Allora, prima che il tizio ci uccida. Esattamente. Dove stai scappando? Yep. Perfetto. Aia.
Ora. Munizioni. Per Foggia. Meno male. Ma vedete, comunque dopo uno scontro così si rimane un po' corto di munizioni, ma perlomeno si riesce a fare qualcosa, no? Agganciamoci prima di inchiodarci contro il muro di cattiveria. Seguiamo qua giù, ok. Altre munizioni, perfetto. Lì c'è gente morta, dei loro oltretutto, e non sono stato io. Che diavolo è successo? Woo! Nicely done. Allora, saccheggiamo. Perfetto. Ottimo. Curiamoci anche. Because hey, why not? Ok, e adesso suppongo che scendiamo di qua. Soldi! Ah, sembra acido. Col cazzo che ci entro. Lol. Oh no, no, non c'è nessuno. No. Questa è un C4. Ok, questo è un fucile cecchino. Ottimo. Ah, l'acqua è acida. Ecco perché ci sono tutti quelli morti. Ok. Trovate chi è stato. Eccolo. Trovato. Perfetto. Cacchio. Oh. Curiamoci. Ah! I sistemi di cura di questo gioco sono totalmente fuori. Però va bene così. Avrei dovuto portare un RPG in questa cavolo di in questo cavolo di posto. Saccheggia, saccheggia. Una pillola di efedrina. Poi. Le terme? Queste sono delle terme? È acido. Oh cazzo. Ok. A posto. No, 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 voi non avete visto nulla. Uno in meno. Due in meno. Tre in meno. Ah, perfetto. Ora passa. Dopodiché salta. Passa. Ok. Evita il geyser della morte. E salta. Perfetto. Non ha saltato, ma va bene lo stesso. Poi da qua a qua. Qui. Saccheggiamo. Because hey, why not? Perfetto. Di qua salta. Nicely done. E gente. Ah no 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 no. Tu devi morire. Prima regola del combattere contro i tizi con le molotov è che i tizi con le molotov must die. Ups. Ah, questo è un colpo in testa. Perfetto. Le armi ci le ho sistemate veramente in posizioni del cazzo. Però va bene così. Ok. Poi di qua. Di qua, sali su. Yes. Perfetto, caro il mio brodino. Siamo arrivati. Allora, di qua. Non ci provare nemmeno. Il pugnale è mio. La pistola più veloce del West. Ok, un orologio LCD. Ok. E
Saccheggiamo anche lui. Perfetto. Quindi. Andiamo di qua. Apriamo questo. Una statuetta di Giada. Ancora la stessa porta.